Quanti modi conosci per dire ti amo senza dire ti amo? In amore, per far scattare la scintilla non servono grandi regali, ma grandi gesti. I diamanti sono inutili se poi gli occhi non brillano. E a farli brillare servono cose piccolissime. Una carezza, una parola al momento giusto. Allacciati la cintura. Quando arrivi chiamami. Tu non disturbi mai. Questi sono tutti modi per dire ti amo senza dire ti amo. E questo libro ci insegna proprio questo. Che una persona ti sta dicendo ti amo quando ti ascolta con attenzione, anche se si tratta di una piccola disavventura accaduta al lavoro. Ti sta dicendo ti amo quando ti vede stanca e ti dice non preoccuparti, ci penso io ai piatti o al cane o alla spesa. Te lo sta dicendo quando ti perdona, senza rinfacciarti ogni piccolo errore commesso. O quando, per esempio, ti regala il libro che volevi da tempo. Ecco, vuoi amare davvero, vuoi amare meglio, fai più attenzione ai gesti, perché spesso parlano più forte di qualsiasi parola. E perché sì, a volte, per dire ti amo, basta regalare un libro, quello giusto.